Ci siamo, allora siamo in diretta e eccomi qua. Bene, ciao a tutti. Allora, sono Gianmari Migliaccio. La diretta di oggi è un po' particolare, un po' speciale, la prima volta che la facciamo anche in un'altra lingua. Come vedete qui sotto nella scritta, oggi parliamo di tapering, che cos'è, come si allena, come si usa e come vedete, l'intervista sarà in inglese. Perché in inglese lo sveliamo subito, perché è qui insieme a me ed è Inigo Mujica. Hi, Inigo, how are you? Hello, very good, thank you. Ok, Inigo Mujica è uno dei ricercatori più noti nel campo della fisiologia della performance nel mondo e soprattutto nel tapering. Ha fatto numerose ricerche, numerose review legate a questo che provengono già da tanto tempo. Credo che la prima era il 2006, 2006, maybe one of the first one review, 2006. Now, before that, I had a paper in 98 in which I Ah, already reviewed. 1998. Benissimo. Okay, as you know, our idea in this page is the famous concept of Albert Einstein. You don't really understand something unless you can explain it to your grandmother. Cioè, non puoi veramente aver capito qualcosa se non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. So, in this way, can you explain to all the people that are following us today, what is tapering to your grandmother? Explain it. Nonna, Nonna, tapering. exactly, nonna. The taper, in very simple terms, is the reduction in the training load that usually takes place to recover and be ready for a big competition. It's as simple as that. It's normally we are always trying to train more, train harder, train more often. But we recommend that in the lead up to a major competition, we reduce the training load so that the athlete gets fresh and is able to display all the adaptations that he has achieved in the previous months. Ok, quindi veramente molto semplice come concetto. Chiaramente quando ci si allena aumentano i carichi di lavoro, ma come lui ha ben spiegato, durante non tutte le competition, ma the major competition, è necessario poi andare a ridurre il carico di lavoro in un certo modo, che poi vedremo meglio nel dettaglio, in ordine di valorizzare tutte le componenti fisiologiche, ma poi anche psicologiche, e lo vedremo. In what kind of sports normally is, useful for the athletes applying the tapering strategies in every Basically, I would sport? say in all kinds of sports. Until a few years ago, we only had research available in individual sports, mostly cyclic sports. But in the past few years, we have enough evidence showing that the taper is also effective to improve the performance of combat sport athletes, team sport athletes, and strength train athletes. So basically, any type of a sport will benefit from a tapering strategy. Okay, and how many time in during the season is normal applying tapering strategy? That's something that we don't really know because nobody has studied the taper in a context of repeated tapers for repeated performance. We know that if swimmers taper 3 times in the year, it's an effective strategy. But there is a recent article showing that a football team was able to taper at least 7 times during the season and improve the performance characteristics of their match in those weeks in which they tapered. Questa è una cosa molto interessante che ha detto. Non ci sono degli studi molto, diciamo, nuovi e precisi che possono spiegare quante volte poi dà dei benefici il tapering durante la stagione. Chiaramente per le, diciamo, gli eventi più importanti c'è, però in alcuni sport, ha fatto degli esempi, esistono dei nuovi studi, ma non in tutti. Chiaramente si può applicare il tapering in tutte le varietà di
sport, incluse anche le arti marziali. Okay, Inigo, we have some questions from our Sports Science Academy. For example, Rosaria de Blasio, hi Inigo, how to explain what tapering is to those who have never heard of it? Okay, it's very simple, but maybe you also, but if you, I already explained it for my nona, so yeah, okay, perfect. It's a reduction in the training load in the lead up to a major competition. Perfect. Luca Riceputi, another specialist in the academy. Mountain bike season runs from March, April to September, October, almost every Sunday, except some rest. How would you organize the tapering simulating to have 4 months appointment? For example, one in May, one in June, one in July, one in September. We recently published a paper with Bent Ronestad from Norway showing how to taper for repeated competition in mountain biking. So basically what we saw that is that if you do a very high intensity interval training for about 10 days and then you taper for a week, you can repeat really high performances within 2 week periods in between competitions. So I would recommend that you read that paper with Bent Ronestad and myself and a couple of other colleagues doing high intensity interval exercise in between two competitions followed by a taper. Questo è molto importante perché ci sono degli studi nuovi, adesso ho citato uno studio che cercheremo poi di mettere come link di riferimento di PubMed, dove ci sono degli studi che suggeriscono come suggerimento al momento di fare dei tapering per two times during the season, you told. Maybe. No, like every time you have repeated competitions like within 2 weeks, for example, you can do a block of high intensity interval exercise followed by a taper and then perform. Okay. So you can do, as long as you can accumulate enough fatigue in between two competitions that your performance drops because of accumulated fatigue, normally you should be able to get a super compensation after a taper. Ok, quindi fra due competizioni, quando poi alla fine aumenta il carico e soprattutto aumenta la fatica, in ordine di andare verso la supercompensazione, allora in quel caso è giusto adottare un nuovo periodo di tapering. So, about this last sentence, so tapering is not a way that you have to apply. I mean, you have to apply if the athlete has a special condition. So it is necessary a high knowledge of the coach as well. Well, it's not necessary to apply it, but not doing a taper would be wasting your potential of performance normally, because we know that the taper can induce quite important performance improvements. So you don't have to, but if you don't taper before competition, I would say that your possibilities of achieving a performance peak are going to be reduced. Ok, questo è un concetto molto importante perché non è che lo devi fare, però ovviamente va fatto per anche per le cose che abbiamo detto in precedenza, ma soprattutto con una grande consapevolezza da parte del tecnico e quindi comunque sono dei fattori che bisogna considerare soprattutto quando ci sono dei momenti di tapering fra due competizioni. Allora, Antonio Petillo, another question, good evening. I would like to ask about tapering to Mr. Inigo a few questions. How I can understand how many days of tapering my athletes needs for a complete super compensation? Mm-hmm. Well, that is going to depend on the profile adaptation of the athlete. Some athletes recover really quickly and super compensate quickly. Some other athletes need longer recovery and they need longer to achieve a super compensation peak. So what you can do is identify what type of athlete you are dealing with. That's the first thing. But if you don't know where to start, our meta-analysis has shown that a usual recommendation for the majority of athletes would be 2 weeks.
So start with 2 weeks, and then if you see that your athlete is still fatigued, then you can extend it a little bit longer. If you see that your athlete was already good within 10 to 12 days, then you might reduce the duration of the taper. But a good coach should already know whether they are dealing with an athlete that recovers quickly and super compensates quickly, or an athlete that needs longer to dissipate all the accumulated fatigue and achieve a peak of super compensation. So if you don't know exactly the response of your athlete, you have to do, I mean, some trial and errors. So yeah, you know that the middle is 2 weeks, but can be just a little bit more or less. You can start with our recommendation that is based on the meta-analysis of 2 weeks. That would be the duration that would suit the big majority of athletes. Of course, some athletes will need to extend it a little bit, and some other athletes might need a bit of a shorter taper. But 2 weeks would be a good recommendation to start with. Ok, quindi questo è molto importante per tutti coloro che ovviamente vogliono utilizzare il tapering, perché le raccomandazioni che sono arrivate anche dalla meta-analisi, che poi metterò come link scritta anche da Inigo, diciamo, si posizionano nelle 2 settimane, quindi 14 giorni. Ma allo stesso tempo la risposta fisiologica è individuale, quindi comunque Inigo suggerisce che per iniziare le strategie di tapering, per gli atleti che magari non l'hanno mai fatto e non conosciamo le risposte, posizionarsi sulle 2 settimane. Dopodiché capire se le 2 settimane sono necessarie, sono troppo o troppo poco. But about this, how can you be sure that 2 weeks are enough? So I mean, what kind of physiological factors or keywords or keyframe, what kind of suggestion can you give to the coaches that want to really be sure that, okay, 2 weeks is good? You can never be sure, but you can follow up on the athlete performance during the taper, throughout the taper. You see that the performance is getting better and better. A lot of communication with the athlete, asking him whether he's getting fresh, he's getting recovered from the accumulated fatigue. You can do some technical work, so you can look at resting cortisol concentration. You can look at peak blood lactate concentration. Cortisol should go down, peak blood lactate should go up, and the heart rate to RPE should improve. So for a given exercise intensity, you should have a lower heart rate. Those are markers that things are getting better during the taper. But the most important thing is communication with the athlete to figure out how he feels and how he's recovering. Questo è importantissimo come segnale per i coach, per l'allenatore, eccetera, le relazioni con l'atleta, il feedback da parte dell'atleta. Inigo ha citato alcuni parametri fisiologici, quindi test, cortisolo e lattato, ad esempio, che devono avere dei valori che vanno in direzioni precise, ma anche l'RPE, quindi la scala della percezione della fatica, mi sembra, RPE. E soprattutto poi la sensazione di essere freschi, riposati. Do you check also the sleep duration or quality of sleep or something or not? Normally we have seen that during the taper the quality of sleep should improve, but there is at least one study showing that in female swimmers the quality of sleep went backwards, so it got worse, and they attributed this to the during fact the tapering. During the tapering, yeah, the stress of training was somehow replaced by the stress of the upcoming competition. But the usual response is a better quality of sleep, and of course, if you sleep better, you will recover better, and you will reach a super compensation better. That is also very, very important. Questo è molto importante, lo traduco in italiano, perché anche il sonno è uno delle chiavi da poter misurare in questi frangenti, però non è molto, diciamo, lineare, nel senso la risposta non è uguale per tutti. Sono stati degli studi, ha citato, di nuotatrici che addirittura durante il tapering la risposta della qualità del sonno era peggiore rispetto ad altri. Tendenzialmente dovrebbe essere migliore, però non è
sempre standard. Ovviamente il sonno è una delle componenti importanti. Another question from Laura from our Sports Science Academy. Hi Nigo, I have two questions. Just the first one, she's an athlete in MTB marathon and ultra endurance that you like a lot also. What do you suggest for the day before race? Low training or rest, and why? Athletes usually prefer to rest 2 days before the ultra endurance event, get a full day of rest and carbohydrate supercompensation, and then the day before go for a spin, go for a little bit of a sweat. So my usual recommendation, and that is what I normally prefer, is to rest 2 days before the event, but to get active the day immediately before the event. So the rest 2 days before, rest, but the day after, no. Not after, before. The day before the race, go for a spin, go for a light type of exercise, break a sweat maybe, but of course you don't need to do a very long session, because then you will be depleting your glycogen deposits, and that's something you don't want for an ultra endurance event. This suggestion is only for ultra endurance or normal, for normal individual sports? That's something that I usually recommend for a triathlon, Olympic distance, which is not considered ultra endurance, for a marathon. But I would do a similar thing for an ultra endurance event, yes. Questo comunque, allora, sono dei suggerimenti per l'ultra endurance, ma comunque lui segue molto anche gare di triathlon, anche di nuoto, eccetera, per cui comunque il suggerimento di fondo era ok, 2 giorni prima va bene il riposo, ma il giorno prima no, il giorno prima fare qualcosa di attivo, non esteso, che poi riduce anche le energie, ma di attivo sì, e questo è un bel suggerimento. Peppe Barba from the Sports Science Academy. Hi Nigo, what basic interval program would you suggest to a 10K amateur runner, type, intensity, volume, frequency? And how would you easily assess and monitor performance? Ooh, that's a very... He wants a periodization of his training program, huh? That's a bit complicated. Complicated. But during the taper, we normally recommend that the training should be a natural evolution of the type of training that has been done before. You shouldn't start doing something completely different during the taper that the athlete is not used to. So basically, you should be reducing the training volume, maintaining the training intensity, not reducing too much the training frequency, because the athlete needs to feel the exercise and feel the efficiency of the exercise. But don't do things that are completely different during the taper. The usual recommendation is that the taper should be a natural evolution of the previous training program. Ok, questo è un concetto importante. Il tapering non deve essere qualcosa di fisso, ma deve essere una evoluzione naturale di quello che ovviamente avete fatto precedentemente. Quindi comunque inventare una modalità di tapering a prescindere non è quello il concetto, e quindi chiaramente bisogna arrivarci. The next question is just a little bit fake question, but because the man that was the actor in this question is with us, so as Franco Impellizzeri is between us in this moment. Ciao. Okay. Franco, come stai? Ciao. Ciao. Va bene. I don't say bad words. We are live. Abbiamo fatto una quella che si dice in italiano una carambata. Now Inigo is living the Basque country, nei Paesi Baschi, not in Spain, but in Basque country. Maybe you know who is Raffaella Carrà as well in Spain. I know. Sì.
Yeah, okay, okay. Famosissima, quindi la carambata is a special presence. Oh, surprise. Franco in Pellizzeri, ovviamente lo conosciamo, è un, come Nigo, un ricercatore di fama internazionale nel campo della fisiologia dello sport e della performance. Sono entrambi editor della rivista International Sport Physiology and Performance. But because now they are together, I would like to ask just one question for both. Cioè una domanda per entrambi. In this way, so I mean, during this 2018-2020, so a lot of people in the world are trying to understand something about sports science, sports medicine, sport performance in the social. What do you think? If it's good, is bad, what do you suggest? Because social, okay, but is a practical way to understand? Ok, traduco, in questi momenti, insomma, prima di arrivare ai 2020, molte persone, così come facciamo noi, cercano di apprendere le cose che riguardano la scienza applicata, lo sport, la medicina, eccetera, attraverso i social. Ma è giusto, è corretto? Quali possono essere i suggerimenti? So, who is the first that want to... Inigo. Ok, perfect, please. Grazie, amico. I think social media is a good way to stay up to date with what is being recently done by researchers in sports science. But if you really want to understand what is actually happening, then you need to go and read the full articles. You can only get key messages, conclusions from social media. But if you really want to go deep into the knowledge, then you have to go and read the full articles and be in contact with the researchers that perform the studies. Ecco, questo suggerimento importante è la spiegazione di Nico. Ha detto sì, va bene per avere magari le prime nozioni, però se vuoi andare a fondo nella ricerca, devi comunque prendere l'articolo intero, originale, e approfondirlo. Non ti puoi basare solo sulle immagini, solo sui concetti chiave. Va bene, ma poi alla fine magari è meglio approfondire. Franco in Pellizzeri, what do you think about it? Yeah, in Italian or in English? In English. You can do it in Italian. because you understand, yeah? Okay, in Italiano, va bene. Io okay. Parlo italiano molto bene. Lo so, anche le parolacce, the bad word, especially. Okay, in italiano va bene, in italiano ok. Ma come ho scritto anche in un editoriale recentemente, ormai i social media ci sono, e non è questione di bello o brutto, ci sono e bisogna gestirli e conviverci. Sono d'accordo con Inigo che non sono la fonte principale di informazioni, ma rendono ancora più complesso oggi discriminare le fonti, che il problema non sono le informazioni che circolano, che sicuramente sono da approfondire, ma il problema sono le fonti, perché ognuno può dire quello che vuole, quindi è necessario che l'utente finale sia ben preparato e soprattutto sia sempre molto scettico. È importante guardare chi dice le cose, ma anche guardare se chi dice le cose, il cosiddetto esperto, è veramente esperto nell'ambito per cui sta commentando, se no ci sono fiore di medici che dicono cose sulla nutrizione che sono scorrette e che rappresentano delle loro opinioni. Cioè bisogna distinguere tra quelle che sono le opinioni e le informazioni scientifiche. Nei social ci sono più spesso opinioni che informazioni scientifiche. Quindi una difficoltà ulteriore per l'utente finale. Ok, perfetto. So we can è vero, sono d'accordo.
Good. Grande, so questa lezione di italiano per Inigo sta andando molto bene. Ok. Another question for Inigo. Stay with us, Franco, stay con noi. Luigi Cervone from Sports Science Academy. Hi, Inigo. Tapering for the children and young athletes as well. That being in growth, do not offer certain measurement data. What do you suggest? What precaution at what... I'm sorry, because I can... So, I mean, what kind of suggestion when you apply tapering for young athletes, nelle giovani o giovani ragazzi? Che tipo di tapering, tipo di suggerimenti puoi dare? Normally, young athletes have a very, very good recovery capacities. So, my usual recommendation is not to go too scientific with the preparation of a competition with young athletes. You don't have to go and quantify the percentage of reduction of the training volume, how much you manipulate the intensity, how much you manipulate the frequency. This type of athletes, normally, as soon as you give them a little bit of recovery, independently of how they recover, by reducing the volume, by reducing the intensity, by reducing the frequency, they are going to bounce back, they are going to recover, and they are going to supercompensate. So I wouldn't go too crazy about manipulating the training components during the taper with young athletes. Just reduce the training a little bit, and you will see that those athletes will recover and will improve their performance. In questo caso, per quanto riguarda gli atleti più giovani, diciamo, le cose stanno un po' difficili, ok? Quindi comunque, chiaro, va applicato, bisogna ridurre il carico, capire meglio la risposta. Solitamente, come ha detto all'inizio, i ragazzi giovani hanno un tempo di recupero molto più veloce, più immediato rispetto agli altri. Is correct? Yes. Okay. Another question about team sports, very important. Giovanni Carofiglio, he says, coach of volley. Hi, Inigo. How do I set a tapering in team sport, in this case is volleyball, with the weekly engagement? Mm-hmm. Normally, you have two different situations. One would be that you can apply a tapering strategy at the end of the pre-season, to make sure that all of your athletes start the season in a very high fitness platform. Then you can apply shorter tapers for very specific difficult games. And that has been proven to be a very successful strategy, for example, in football. So you can play easy games with your players a little bit overloaded, with a little bit of fatigue, and then do a taper strategy for the more difficult matches. Quindi diciamo che per quanto riguarda gli sport, tipo ovviamente tutti gli sport di squadra che hanno una cadenza settimanale, le cose non sono, sono un po' più complicate, bisogna essere ovviamente andare con una certa attenzione. Ha fatto dei riferimenti che poi magari possiamo in un'altra diretta tutta in italiano specificare i casi singoli. Another question from Giorgio Olivieri. I have a question about tapering. What is the difference in organizing and managing tapering if we have an object, a goal, to recover for the future training session? Well, the taper by definition is not a strategy to recover for a training session. The taper is a strategy to recover for performance in a major competition. So if you want to give an athlete a little bit of recovery so that they can perform well in a very high intensity session, I wouldn't call that a taper. I would call that a reduced training strategy. It would be short term, just to allow the athletes to freshen up a little bit and be able to cope with a high intensity training session. But if you are preparing for training, I would not consider that a taper, because normally you would do a full taper strategy for a major competition, not for training.
Il tapering non nasce per, diciamo, essere applicato alla fine della stagione per la stagione successiva, ma per le competizioni più importanti. Quindi comunque vanno riviste anche le cose che abbiamo detto all'inizio della diretta, perché diciamo che nasce anche gli studi scientifici sono fatti in quella direzione e non ha la funzione che ci è stata indicata. Certo, alcuni elementi possono essere utili. Another question is from Alberto Bianco, he's also in the Sports Science Academy. Do you know some devices that can help improve and facilitate tapering? And what kind of technology can help the coach to be sure that we are going exactly in the right way? There is a very, very new and very high-tech machine that is called a chronometer, stopwatch. And with a stopwatch, you can see whether your athletes are running fast or swimming fast or but besides that joke, the main aim of the taper is to eliminate accumulated fatigue. So any technology that might contribute to dissipating fatigue, such as intermittent pneumatic compression or cryotherapy, and these strategies that might help you reduce the level of fatigue will probably contribute to the improvement of performance during the taper. La traduzione è veramente molto semplice. Prima ha fatto un esempio, insomma, ha detto c'è veramente un meccanismo molto speciale, si chiama cronometro, e quindi ovviamente quello è utile per capire se poi alla fine i tempi, le prestazioni stanno andando nella direzione corretta o meno. Inigo non è una persona che si fa affascinare, lo conosco da 10 anni, credo, che si fa affascinare dalle nuove tecnologie, eccetera, ma cerca sempre di capire proprio la percezione della fatica dell'atleta, eccetera. E qui volevo anche a quel punto rifare una domanda a Franco Impellizzeri, che insomma, nella sua esperienza, la percezione della fatica, il carico interno, il carico esterno sono, diciamo, parte del suo bagaglio di ricerca. So, Franco, a question for you. Could you suggest some specific keyframe from the effort, the perception during tapering, you know, internal load, external load, RPE, and so on. Could you suggest something practical to use during Ma tapering? Franco parla italiano. Okay, but the question is also. Ok. Ok, Franco, se vuoi, tu parli da. Okay, now, adesso Franco Impellizzeri, a parte che lavora da più di 10 anni in Svizzera e parla ogni Parlo giorno. tedesco. Quanti anni? 15 anni, mi sa. 11, 11. 11 anni in Svizzera e parla inglese tutti i giorni, ma sta anche volando in un altro continente e quindi parlerà ovviamente inglese tutti i giorni. Quindi se qualche volta lo facciamo parlare in italiano, ringrazia e va bene. Allora, no, ma è importante, c'è qualche suggerimento che riguarda proprio lasciando stare gli strumenti durante il tapering, magari ti è capitato, ovviamente ti è capitato, che valutazione puoi fare? Come feedback dell'atleta, cosa ritieni che può essere utile? Ma come hai anticipato e come di fatto un po' sottolinea Inigo, vabbè, io ho usato molto la percezione dello sforzo, però mi baso molto sulle sensazioni degli atleti, perché anche la percezione del recupero o la qualità del sonno sono tutti indicatori soggettivi, però alla fine il tapering serve per mettere l'atleta nella condizione migliore per effettuare una performance. E sappiamo tutti che negli sport d'alto livello anche l'aspetto psicologico e quindi la percezione è importante. Sapete bene che ci sono gli studi di Marcora anche sull'effetto della fatica mentale, quindi il tapering serve per recuperare sia fisicamente che psicologicamente, ed è un po' quello che diceva Inigo del non abbandonare i mezzi, gli esercizi che si fanno di solito perché l'atleta deve sentire. Se voi ci ripetete, Inigo spesso ha parlato di sentire, percepire. Quindi sicuramente io, anche con i miei atleti, ho usato spesso le sensazioni. Poi chiaro,
abbiamo anche degli strumenti, la tecnologia. Io come Inigo non sono un fan della tecnologia, nel senso che la tecnologia la uso quando mi serve, non la uso perché è di moda o bisogna usarla. Oggi anche nel calcio, in tanti sport, si raccolgono enormi quantità di dati e spesso nessuno sa esattamente cosa farne. Quindi per me la tecnologia è solo uno strumento per raccogliere delle informazioni, non okay. Vivo per gli strumenti. E le percezioni possono essere quantificate, anche il recupero, la qualità del sonno, con delle scale fatte bene, validate, non improvvisate. Ecco. Quindi io uso molto le sensazioni. Abbiamo un'altra domanda che è arrivata nel mentre. Leonardo Bianchi, lui è un coach di della box, che normalmente allena con modalità anche di HIIT, e ci dice, conoscendo la box, sono riprese da 3 minuti, quindi 3 riprese da 3 minuti. Considerando le 2 settimane di tapering, è giusto durante il tapering continuare ad allenare con HIIT? Do you understand, Inigo? Okay. Well, I think the taper has been shown to work in endurance sports, in strength sports, in team sports, and fast twitch fibers are very, very responsive to the taper. So if you apply a standard tapering strategy to boxers, they are going to get faster, they are going to get stronger, and they are going to get more endurance. So their performance is going to improve independently on the duration of the bouts and the duration of the entire combat. So I think all you need to do is follow the usual recommendations that we give to different sports during the taper, and it will be a successful strategy for your boxers as well. The question was very important about the kind of training. I mean, during the training, do you suggest or not the training in high intensity interval training is correct? Yes, of course. If you have been doing that type of training beforehand, you shouldn't start suddenly during the taper. You should have already done that type of training, and then you are going to be reducing the total training load, and it's up to the coach to decide whether they are going to reduce the load at the expense mainly of volume, or whether they are going to reduce the total amount of high intensity training. But of course, they need to maintain high intensity training during the taper. Okay. Another question from Sicily, Salvo. Il tapering and the cyclist, after 5 months of training, can be just the tapering period can be more long than 2 weeks, or is dangerous because you can lose your physiological adaptation, for example. Cioè, se io lo faccio più lungo, perché ho fatto 5 mesi di allenamento, lo posso fare più lungo di 2 settimane il tapering, o posso perdere quello che ho fatto soprattutto nelle gare di more than 6 hours? It's going to depend on the profile of adaptation of the athlete. For example, we had a swimmer that usually benefited most from a 4-week taper, a very progressive, slow reduction of the training load over 4 weeks. Why? Because she recovered slowly and because she needed a long time to reach the peak of supercompensation. It's not depending on the type of training you have done before. It depends mostly on the type of athlete you are dealing with. Of course, if you have a very high level of fatigue because those 5 months have been very intensive and your athletes are overreached, they might need a longer taper. But not necessarily. Even if you overreach an athlete before the taper, some of them will fully recover and supercompensate within 2 weeks. So you need to evaluate the individual adaptation profile of your athletes.
Ecco, questo è molto importante. Quindi non c'è una regola, devi valutare il profilo individuale degli adattamenti di ogni singolo tuo atleta, ovviamente. Ha citato dei casi di nuotatrici che avevano addirittura fino a 4 settimane, correct, di tapering, però molto lento e progressivo, perché la fatica aveva dei tempi, in quel caso specifico, molto diretti. Quindi non è legato tanto al tipo ai mesi di allenamento che hai fatto precedentemente, ma più alla risposta individuale del singolo atleta. And I would like to add that the risk of getting to competition with too much fatigue is much after the taper is much higher than the risk of getting to a competition with too much recovery. If an athlete underperforms in competition, is more likely to happen because of under recovery than because of over recovery and of course detraining. Perfetto, grazie. Allora c'è just the last question, l'ultima domanda che faccio io, poi vorrei che l'ultima domanda la facesse proprio Franco, e va bene. Allora, di Giuseppe Spinosa, sempre dalla Sport Science Academy. Lui è un atleta di mountain bike, no, di ciclismo su strada, scusate. Ci dice: do you think is useful have a race during the training period? È normale avere anche una gara, è possibile farla durante il periodo di tapering, una gara, o no? I think if you take it as a high intensity, very specific training session, you can do that, but you have to calculate the overall training load and include that that gara as part of your training load during the taper. I would recommend that you don't go flat out during that competition, that you take it as a high intensity training session, but I wouldn't go much faster or much harder than I will go in the main competition that will take place the following week. Molto importante anche in questo caso, bisogna andare a controllare i parametri individuali, potrebbe essere utile o meno, insomma Giuseppe, poi magari ne parliamo nell'Academy. Allora, un'altra un'ultima, because is Estericasco. Ok, detto, molto bene. Dei Paesi Baschi, perché noi abbiamo nella nostra Academy anche una persona della Catalogna, di Barcellona, è Dani Torterolo. Hola Inigo, è un piacere. You talk a lot about recovery, the importance of recovery. From 1 to 10, what importance give you the nutrition and after the training? After the training or after tapering? Sorry, no, because without glasses I can't read nothing. After training. Okay. During the tapering, after training. Nutrition and supplements. Well, I think nutrition with training, recovery, and psychological preparation are the four keys of training adaptation. So the same value for all the okay, la stessa importanza, nutrizione, gli aspetti fisiologici, gli aspetti psicologici hanno la stessa importanza durante il tapering, quindi ovviamente vanno considerati. So the last question is from okay, do you hear me? Yes. Okay, Inigo, what about tapering after altitude training? Is because 2 weeks can be too long for keeping the adaptations you get during altitude training. So it's an interesting question, because we had cyclists that they prefer to compete after 4 or 5 days maximum and not 2 weeks. That's a very good question. Normally, a lot of the athletes that go to altitude for 3 or 4 weeks, they already start decreasing the training load in the final week at altitude, or in the final few days at altitude, to start adapting or to prepare for adaptation back to sea level. So that reduction in the training load that they would do in the final days at altitude would be considered the first part of the taper. And what some athletes are doing also is
if they go for a longer taper, let's say a 2 week taper after they come down from altitude, what they might do is maintain an altitude stimulus once they come back to sea level. So they might sleep in an altitude tent or a hypoxic tent for a few days, even when they come back at sea level, to extend the duration of the altitude adaptations. Okay. I have another question. When do you come to visit me in Sydney? Well, I'm going to Australia for 3 or 4 weeks in August and September. So that will be a good opportunity to come and visit. Yes. Okay. Because No, prego, Franco, prego. No, I'm happy to see him on the video, but I would prefer to drink some beers together. It's better, much better. La prossima volta la dobbiamo fare. Grazie. Una data con la birra davanti, prendiamo un po' di alcuni dei 100.000 seguaci di questa pagina, facciamo una grande birrata, magari nei Paesi Baschi, va bene, o in Australia da Franca Impellizzeri, insomma, di sicuro da qualche parte. Allora, grazie a Inigo Mujica, grazie per essere stato con noi oggi, abbiamo parlato di tapering, riguardate la diretta, abbiamo cercato anche di dare qualche traduzione man mano per essere chiari, faremo altre dirette sul tapering, tutte in italiano, ma insomma, il ricercatore più famoso al mondo di questo specifico argomento, Inigo, mi sembrava normale chiamare direttamente lui. Poi abbiamo avuto la carrambata di Franco Impellizzeri, che insomma conosce benissimo Inigo, a parte ricerche, lavori e anche editor nella stessa rivista, e quindi insomma ci ha tenuto compagnia. Thank you so much to everyone, to both to Inigo e Franco. Ciao Inigo, bye bye, see you soon, stay in touch. Ciao, grazie a tutti e buona serata, ciao, grazie.